Buongiorno belli e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Ariane e studio medicina al sesto anno in Bicocca e oggi vi porto con me nella mia giornata. Devo fare un po' di cose, quindi ne approfitto anche per fare il vlog, così non sarà un vlog vuoto e noioso. E per prima cosa, colazione. Quindi caffè latte con bevanda di soia senza zuccheri e poi una banana con lamponi, cocco e burro d'arachidi 100%. Allora, adesso mangio la mia colazione. Non la mangio come solito davanti a qualche serie perché stamattina non ho tanto tempo per le cose che devo fare. Perché prima di tutto domani ho una scadenza importante per dei video. Quindi stamattina pensavo di girare quelli anche perché me li devo fare approvare e tutto il resto li devo fare con il computer, con l'editing, quello serio. Quindi assolutamente stamattina. Ora sono le 9 e 10 e per le 11 devo uscire di casa perché devo andare in ospedale, perché devo incontrarmi con uno specializzando in neurochirurgia che mi deve far vedere come accedere al portale dell'ospedale per vedere le lettere di ammissioni e insomma iniziare un po' il database per la tesi. Infatti mi hanno dato l'elenco dei pazienti, insomma devo andare a vedere un po' le cartelle, i sintomi d'ingresso, sintomi di uscita dopo l'intervento, come è andato l'intervento con l'esoscopio 3D, che è il macchinario su cui faccio la tesi, e poi deve farmi vedere come calcolare i volumi delle varie lesioni, e quindi devo vedere il volume all'ingresso e il volume all'emissione. Non so se farò tutto oggi, sicuramente oggi me lo fa vedere e ne farò un po', però poi devo tornare a casa di corsa perché devo mangiare e andare a Como per i denti. Anche magari vi aggiorno su come sta andando la storia dei denti perché ogni tanto me lo chiedete. Quindi dai, adesso colazione e poi video. Ok, video girati, adesso li devo editare e poi appunto per le 11 vado in ospedale. Adesso sono ancora le 10 e 16. Ok, ho pochissimo tempo, ciao. Ok, sono le 10 e 48, tra poco devo andare, ho editato un solo dei due video. Come vedete, bell'editing che c'è dietro a questa collaborazione che vedrete presto. Ora lo salvo, mando già questo in approvazione perché comunque se li devo rifare devo avere questi bei capelli e domani non li avrò così belli. Intanto mi preparo per andare in ospedale. Ok, sono venga di corsa, vestita, casa chiusa e ora vado in San Gerardo. Allora, sono arrivata. Impossibile trovare parcheggio a quest'ora, a quanto pare. Mi sto facendo la pipì addosso. Dai, ci siamo, fatto. Tornerò nei prossimi giorni a farli tutti. Allora, pranzo mega al volo con questi medaglioni di salmone che ho scongelato stamattina e poi fatti in friggitrice ad aria. Poi, purè avanzato ieri, fatto da mia mamma, cioè tipo mega buono. E lo mangio al posto del pane, ci sta. Anche perché non ho voglia di pane, quindi purè mega mega buono. Poi un mix un po' alla Nord Europa che ho inventato: cavolo cappuccio tagliato mega fine, carote tagliate mega fini, condite con olio, sale e aceto, non tanto aceto, perché poi ci aggiungo il Philadelphia. È una cosa che è tipo la insalata di cavolo, l'ho mangiata in Belgio, in teoria si fa con la maionese, io l'ho fatta col Philadelphia. E anche questa l'ho avanzata ieri, quindi già pronta e la metto qui insieme così me mangio all together. E poi ci aggiungo i miei pezzettini di salmone. Parliamo di quanto è bella sta cosina in cocco. L'ho presa su Amazon. Mi sto facendo anche il caffè latte e da Amazon mi è arrivato anche il nutritional yeast che ho travasato un po' qui. Praticamente è il sostituto vegano del parmigiano. Pian piano sto sostituendo un po' il tutto e questo era il next step. Praticamente l'ho snasato mettendoci il naso dentro e sa un botto di formaggio. L'unica sbatta di queste ciotoline è che non vanno in lavastoviglie, quindi ora le lavo insieme alla friggitrice ad aria. Dai, ora vado a lavarmi i denti. Giustamente quando esco inizia a diluviare. Io imperterrita non porto in giro l'ombrello, anche se potrei prenderli. No, dà fastidio. Tra l'altro mia mamma mi ha lasciato la sua macchina per andare a Como perché piove, barra nevica, barra ghiaccio, barra tutto e non ho le mie canzoni. Farò tipo tutto il viaggio in silenzio.
Allora, sono arrivata. Tra l'altro, oggi sono in anticipo. Di solito sono sempre mega in ritardo. Quando sono in ritardo è impossibile trovare parcheggio. Oggi ce n'erano quattro. Visita fatta. Allora, sopra sono a posto. Mi ha messo già l'archetto quello super power e infatti mi fa male i denti, di già. Sotto invece non ho ancora quello definitivo. Deve lavorare ancora un mesetto, infatti devo venire a fine febbraio. E a fine febbraio, se riesce a mettermi l'acciaio anche sotto, non devo più tornare perché i denti sono pronti e quindi posso farmi Londra tranquilla e mi operano quando torno. Invece, se non riesce a mettermi l'acciaio a fine febbraio, devo venire a fine marzo per metterlo, quindi dovrei tornare da Londra, però per carità lo si fa. Quindi ora un'altra oretta per tornare a casa. A casa c'è anche bestiolina pelosa e ho mega fame, però mi fanno già malissimo i denti, quindi tutte le cose che potrei mangiare non le mangio. E il che è bello, perché avrei tipo i cracker, i fonzi, i patati, no, niente. E penso mi farò un mega frullato di spinaci, kiwi, agave, tè verde e non lo so, vedremo. Oh, il kiwi? Ma che pazzerello! Secondo me il kiwi non ti piace. Super green. Devo dire molto buono. Intanto sto già correggendo delle cose nel video della collab. Ok, ho girato anche il video per ADT, che era sulla forza di gravitazione universale. Se state preparando il test, vi consiglio di seguire sia la pagina che TikTok. E in particolare sto facendo questi video con delle tecniche di memoria per imparare velocemente cose che vanno sapute a memoria, che sono talmente assurde che semplicemente ripetendole è molto difficile ricordarsi. Qui avevo il libro per, insomma, riprendere un po' la teoria nel video. Ora lo edito, lo consegno, poi studio un po' finalmente. Sono le 18. Ecco un argomento di fisica che va saputo per il test. Ciao doctors, io sono Arianna e oggi parliamo della legge della gravitazione universale. E vi prometto che a fine video non ve la dimenticherete più. Ok, alla fine 18:43 e niente. In realtà ho fatto una cosa di lavoro per il lavoro da tutor, perché insomma intorno al 20° giorno del mese scriviamo a tutti i ragazzi per vedere come sta andando. Comunque ho anche aggiornato l'agenda e ora finalmente studio un po'. Ho cenato con spinacino e uova schiacciate. Ho un botto fame, ma in realtà non riesco a mangiare, quindi pazienza. Niente, ho studiacchiato un po', però sono stanca, quindi in realtà adesso mi sa che finisco di editare i video per la scadenza che ho domani e poi vado a vedere qualche serie TV. Sto guardando Sweet Tooth, qualcosa del genere. Molto carina. Niente, spero che questo video vi abbia portato un po' di compagnia. Lascia un mi piace se è così, iscriviti al canale per non perderti i prossimi video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!